che ha effettuato qui alcuni degli ultimi test quando è arrivato, come sapete è arrivato ieri in tarda mattinata, ha effettuato in particolare il Movement Analysis Test, che è un test di meccanico di analisi del movimento che viene fatto in questo ambiente, che serve per la proiezione degli infortuni all'arto inferiore. E in questo caso, poi vedremo qualche immagine, dove viene effettuata una valutazione frontale e laterale di 6 movimenti particolari dell'atleta con telecamera ad alta velocità e pedale di porta con feedback 3D, e viene fatto in questo ambiente che è assolutamente all'avanguardia per questo tipo di test funzionale. E Marcus Lothar è con noi ed è un altro, abbiamo presentato qualche giorno fa Oliver Raffaele dicendo grande esperienza europea, grande curriculum, perché molti ricordi di successi in Europa, e lo stesso possiamo dire di questo atleta, 32enne, San Leandro in California, che è in Europa ormai da tanti anni, dal 2006, è venuto dall'America e da allora ha giocato in tanti paesi europei, qui in Israele, in Francia, in Germania, in Spagna, vincendo anche tanto, voglio ricordare tre campionati di Spagna, come a Madrid, tre supercoppe di Spagna e due e tre coppe del Re, un campionato tedesco con Bamberg, una coppa di Germania e soprattutto anche in Eurolega, sempre con Real nel 2005. Quindi un giocatore di grande importanza su cui Virtus ha puntato, Giulio Brulato, general manager di Pallacanestro, ci spiega perché Marco Lothar è con noi per questa stagione del ritorno in Serie A. Ieri l'altro, insomma, qualcuno di voi mi aveva chiesto quando arrivava, io avrei anche potuto mandargli tutti quanti a Marconi per tutta la giornata, ma in realtà lui è arrivato da Venezia e da quel momento Valeriano è la sua ombra, quindi a Valeriano che la prima impressione anche dal lato umano di questo giocatore che ha in Europa, si è messo molte medaglie sul petto, quindi un giocatore importante, ma